un musulmano mi scrive e io gli rispondo. Non conosco il Corano, come non conosco bene la Bibbia, così come non conosco gli altri libri chiamati sacri dai fedeli delle varie religioni. Io non credo in una sola religione, ma in tutte e in nessuna. Credo nella religione che parla di amore e fratellanza, tolleranza, unione, compassione. Credo nella religione che sempre perdona, perché non c'è nulla da perdonare alla creazione divina. Credo in un Dio perfetto che non ha bisogno di nessuno per applicare la sua legge. Credo in un Dio così grande che mi fanno sorridere gli uomini che raccontano di lui come se fosse un superuomo con caratteristiche ridicole. Il mio Dio, per amore nei confronti dei suoi figli, gli ha donato la libertà di immaginarselo come volevano, proprio come i bambini quando si inventano il loro amico immaginario. Nessun genitore li punisce per questo, al massimo li indirizza con dolcezza verso una realtà che comunque arriverà a tempo debito. Credo in un Dio che per aiutare i suoi figli ha mandato di quando in quando i suoi figli più adatti al compito da svolgere sulla terra, e gli uomini li hanno usati per formare delle religioni che dividono i fratelli dai fratelli, i padri dai figli. Non posso credere nelle religioni perché nessuna di loro è capace di applicare gli insegnamenti che portino l'uomo alla fratellanza universale senza usare la violenza, anche solo delle parole. Tutti voi credenti delle varie religioni siete come l'oste che esalta il proprio vino e rinnega quello degli altri. Avete dato un valore del tutto personale agli scritti lasciati per voi per aiutarvi ad uscire dal buio della vostra materialità, e per ottenere questo la verità è stata plasmata per soddisfare il bisogno del divino che alberga in ogni essere. I libri sacri sono stati scritti per gli uomini di quel periodo, proprio come le scuole per i bimbi all'inizio della conoscenza. E voi continuate a leggere e rileggere dei testi fatti per i bambini. Non sapete fare altro che fare riferimento a quello che è stato scritto come se fosse la verità assoluta. La superbia fa pensare di possederla, la verità. Io la verità non la conosco e so che non la conoscerò mai, perché conoscerla significherebbe concepire un Dio limitato.